Intitolato ad Amatrice, il vicolo in largo Tunisia a ridosso di piazza Battaglione degli Alpini, zona meglio conosciuta come Fontana Luminosa all'Aquila. Il gruppo di Azione Civica, Iemon Nanzi, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, hanno scelto un piccolo tratto di strada nel cuore del centro storico che sta ad unire e a rinsaldare il legame fra due città, l'Aquila ed Amatrice, che amano definirsi e considerarsi consorelle. Sia per eventi che affondano le radici in uno storico passato, sia per l'avere entrambe condiviso a distanza di pochi anni un accadimento sconvolgente e tragico come il terremoto. L'Aquila nel 2009 e Amatrice il 24 agosto 2016. A un anno dal sisma, il messaggio della consorella aquilana è proprio quello di forza e fiducia nell'ambito di una ricostruzione che spesso sembra lenta e intricata. Ma intanto perché Amatrice è una città sorella da sempre e a maggior ragione dopo il 24 agosto dell'anno scorso, a seguito del sisma che diciamo ha legato anche nella tragedia i destini di queste due municipalità. È un segno di riconoscimento al sacrificio e delle vittime del terremoto e degli amministratori e delle comunità locali che stanno combattendo una battaglia molto grossa, ed è anche un tributo a una persona come Sergio Pirozzi, che è un mero leone che si batte per la sua terra con una grandissima forza. Missione importante, anche perché con l'Aquila c'è un legame da tanto e tanto tempo. Poi questa è una dimostrazione di grande affetto. Chi soffre e chi ha sofferto hanno un altro passo. Per cui io ringrazio il sindaco, gli amici degli Iemon Nanzi, gli alpini, gli ultra, tutti coloro che sono stati vicino alla mia terra, alla mia gente. E queste sono cose che porterò dentro per tutta la vita.